Sarà la Turandot di Puccini, ambientata in un'immaginaria Cina del futuro, a inaugurare il 19 gennaio la stagione 2019 del Teatro Massimo di Palermo. Ricco il cartellone presentato, il sovrintendente del Teatro Massimo, Francesco Giambrone. Abbiamo una stagione nel 19 che prevede 10 opere, quindi un titolo in più rispetto al passato, 3 balletti, 10 concerti e una novità che spero sia molto gradita al nostro pubblico, che è il ritorno del recital di canto, grandissimi interpreti del nostro tempo che vengono accompagnati dal pianoforte, da Mariella De Via a Bostridge, da Nicola Laim, il nostro Nicola Laim che torna in questo teatro, e penso e spero che questa sia una bella novità. Le coproduzioni coinvolgeranno teatri italiani ed europei, ma non solo. Ci sono molti teatri stranieri coinvolti, stiamo lavorando, abbiamo già chiuso per il 2020 e 21 coproduzioni con il Covent Garden di Londra e con l'Opera di Parigi, quindi siamo in questo grande circuito. E infine torniamo in Oman, dove abbiamo avuto qualche anno fa un grandissimo successo e ci hanno rinvitati, e torniamo con La Traviata e torniamo con Placido Domingo. Il sindaco di Palermo e presidente della Fondazione Teatro Massimo, Leo Luca Orlando. La conferma della eccellenza del Teatro Massimo in questo anno di Capitale della Cultura, in cui si stanno rafforzando le eccellenze che ci sono, si stanno promuovendo eccellenze nuove. Il Teatro Massimo è sicuramente un'eccellenza che c'è. Oltre ai classici come I Pagliacci e Il Barbiere di Siviglia, grande attesa per il Winter Journey, prima assoluta di Ludovico Einaudi con la regia di Roberto Andò, e per il musical My Fair Lady, per la prima volta al Massimo. Filo rosso che unisce gli spettacoli sarà il viaggio come percorso di crescita, spesso doloroso, una scoperta di un nuovo sé che comporta al tempo stesso la rinuncia a qualche elemento dell'io precedente.